Allora, se vogliamo aggiungere più immagini nello stesso livello, possiamo andare su aggiungi foto, selezioniamo un'immagine a caso, quella che ci serve, e poi se andiamo su questo più, possiamo aggiungere altre, per esempio questa. E senza andare a selezionare. Senza selezionare la V. Ci rimangono queste immagini, ci rimangono le immagini libere. Quindi quel problema che noi abbiamo incontrato, che se diamo la V poi uno la ferma e dopo non si può tornare indietro, lavorando su più immagini contemporaneamente aperte è un po' risolto. Vai, clicca il lupo. Vediamo che va sotto, come si fa a farla sopra, da lassù, si muove. Spostala nel punto giusto. Allora, abbiamo aggiunto l'immagine, vediamo come creiamo questo scudo. Cancella. Cancella, vai. Lascia qualche elemento, guarda che la cascata ti riprende, vedi qui, con le nuvole. Cerca di rispostarla più giù l'immagine, prima di cancellarla tutta. Fai tap. Meno, ma che è. Va alzata un po', va inclinata un po'. Qui, se la mettiamo qui, riprende quelle nuvole, qui, questa si lascia così, cancella solo l'esterno, così, cerca, vai piano piano a prendere il cerchio, piano piano. Ecco, ora va tolto tutto il pezzo sotto dove va messa l'ultima parte. Anche qui tolto un pezzettino. Ecco,